passiamo al terzo movimento, un più deciso e frizzante allegro, intitolato Lustiges Zusammensein der Landleute, cioè lo stare insieme, lo stare in compagnia della gente di campagna. Qui si tratta di una vera e propria festa di campagna, di una danza, molto ben riconoscibile perché anche qui tutti i fiati tacciono, all'inizio ci sono solo violini primi, violini secondi e viole che introducono, seguiti poi da violoncello e contrabbasso a ruota. Questo temino in tre quarti, quindi molto danzante, con un levare. Ecco anche qui l'importanza di conoscere il solfeggio. Il levare è l'ultima parte della battuta precedente che va sulla successiva. Quindi, quando vedete quella cosiddetta battuta sbagliata all'inizio del movimento, in cui magari in un tre quarti non ci sono tre quarti completi, ma uno. Quello è proprio il cosiddetto levare, che serve a dare la rincorsa, la spinta verso la battuta successiva. Provate a pensare se questo levare non ci fosse. Invece di. Cioè, ha un altro tipo di spinta. Questo movimento di danza si evolve poi in una frase legata cantabile, che la ricalca nello stile, nella tipologia, che venne ripresa anche dal flauto. Finché poi si arriva a anche qui un grande tutti orchestrale, aggiunge degli sforzati, aggiunge delle ottave in più, aggiunge tanto suono forte, proprio un vero crescendo, un vero insistere verso la fine di questo tema danzante. Cosa interessante da notare è questo intervento dell'oboe, questo solo dell'oboe, quando la situazione un po' si calma. È una sezione che viene ripetuta praticamente identica due volte e entrambe le volte dopo questo, diciamo, tutti orchestrale, in cui ci sono questi due sforzati piuttosto potenti, gli archi cominciano a fare questa figurazione di accompagnamento. Eccetera. E sopra invece l'oboe ha questa linea melodica che ci crea un po' di difficoltà ritmica, perché non riusciamo a orientarci all'inizio su in che punto sia della battuta, perché parte sul secondo tempo della battuta, poi c'è una legatura che la fa sincopare, insomma, non è chiarissimo ed è la vera cosa, secondo me, geniale e interessante di questo movimento. Questa sezione si ripete praticamente quasi identica fino a quando si interrompe bruscamente ed è qui che inizia il terrificante quarto movimento. Dovete sapere che la Sinfonia Pastorale era una delle mie sinfonie preferite quando ero bambina e ogni volta che arrivavo a questo movimento saltavo completamente perché ero rimasta talmente terrorizzata dalla densità e dalla potenza di suono di questo movimento che ne sono rimasta sopraffatta. Quindi passavo direttamente all'ultimo movimento, ma è veramente un capolavoro. Il suo titolo è Gewitter, Sturm, quindi il temporale, la tempesta. E si tratta di un allegro, ma mica tanto allegro. Già la tonalità non fa presagire niente di buono perché abbiamo quattro bemolli, quindi già le cose si mettono abbastanza male. Si attacca direttamente il quarto movimento dopo il terzo. Che cosa significa? Che non c'è la classica pausa tra un movimento e l'altro in cui si prende fiato e si cambia scena. Qui è proprio un attacca, si dice in termine tecnico.
Dopo gli ultimi accordi gioiosi del terzo movimento, abbiamo subito un terrificante tremolo direttamente dall'oltretomba dei contrabbassi e dei violoncelli che suonano questo tremolo, cioè questa nota ripetuta. In questo caso abbiamo un re bemolle, una sensazione proprio di qualcosa che sta per accadere, qualcosa di molto minaccioso che sta per accadere. Anche qui i fiati tacciono all'inizio. Ci sono solo gli archi, in particolare i secondi violini, con questo tema in pianissimo, spiccato, abbastanza veloce, abbastanza ansioso, che è contrapposto invece a questa legatura dei primi violini che fa questo intervallo veramente molto strano, do, sol bemolle, fa naturale. Sicuramente c'è qualcosa che non va. Il ritmo che era di ottavi e di quarti adesso diventa di sedicesimi, ci sono addirittura delle quintine, comincia ad aumentare il volume sonoro e finalmente entrano strumenti che non erano finora entrati a suonare nella sinfonia, in particolare trombe e tromboni. Dovete sapere che questi strumenti nel classicismo erano un po', a volte simboleggiavano la voce di Dio, a volte di un cosiddetto grande castigatore, insomma, del Deus ex machina che arriva e tappa la bocca a tutti quanti. Se guardate la partitura è, diciamo, eloquente anche per chi probabilmente non sa leggere la musica, perché abbiamo tutti i legni, tutti gli ottoni che tengono questo fortissimo a note tenutissime e sotto negli archi abbiamo la parte grave, quindi violoncelli e contrabbassi che tengono quartine e quintine, cioè contrabbassi, quartine, i violoncelli quintine, quindi si crea una confusione proprio ritmica straordinaria. E sopra abbiamo dei tremoli di viole, violini secondi e violini primi, ognuno ha la propria ottava di riferimento, quindi che copre veramente tutta la tastiera del pianoforte, potremmo dire. Tremoli ovviamente in fortissimo, quindi diciamo che il volume sonoro è sicuramente quasi insostenibile. La cosa più raffinata e più affascinante, mi vengono i brividi solo a pensarci, è come Beethoven rappresenta i tuoni e i lampi anche. Improvvisamente legni ottoni sono in pausa, concludono la loro frase in piano e poi si tacciono. Si tacciono i primi violini, rimangono secondi e viole che tengono questo tremolo in pianissimo, sempre sulla stessa nota, quindi come quello dell'inizio, e contrabbassi che fanno questa figurazione ondulata, diciamo, di cui probabilmente non riusciamo a percepire le note perché sono in un registro veramente molto grave, ma riusciamo a percepire un brusio, un qualcosa che ribolle da sotto, e poi all'improvviso questo brusio si termina con una nota forte dei contrabbassi. Con un forte piano di quelli che tengono il tremolo, quindi viole e violini secondi. Forte piano significa che la prima nota è forte e tutto il resto è piano, quindi c'è solo una nota che spicca, diciamo, e uno sforzato sul tempo successivo da parte di legni, primi violini, poi abbiamo anche i timpani sul batter che male non fanno. Insomma, questa è proprio la descrizione sonora che un compositore o musicista darebbe con la sua musica di un lampo e del gorgoglio del tuono e del tuono forte finale. Verso la fine del movimento comincia a crearsi questo diminuendo graduale che prima è solo dinamico, quindi si passa dal fortissimo al forte, mezzo forte al piano, sempre più diminuendo. E poi diventa anche ritmico e melodico perché i tremoli cominciano un po' a svuotarsi perché alcune parti smettono il tremolo e iniziano a tenere delle note più lunghe. Diciamo che è come se si dissolvesse un po' il temporale. Fino a quando si arriva ad un momento di veramente stasi e pace, in cui c'è solo la voce del flauto che fa questa scaletta ascendente, quasi come un fascio di luce, che
non ha niente delle alterazioni della tonalità, quindi stiamo andando proprio in un'altra tonalità, che è quella del movimento successivo, che è anch'esso un attacca, quindi anche questo quinto movimento sarà attaccato senza pausa al precedente. E quando il temporale si dissolve, si apre il cielo, ritorna la luce. E magari c'è anche quel fresco lasciato dall'aria pulita, rinfrescata appunto dalla pioggia. Un contadino non può che essere grato. Infatti, l'ultimo movimento, un allegretto in 6 ottavi, quindi in questa sinfonia abbiamo un po' tutti i tempi utilizzati, si intitola Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm, cioè sentimenti di gioia e di gratitudine dopo la tempesta. Introdotto quindi dalla scaletta del flauto che abbiamo visto, che introduce tra l'altro anche la tonalità successiva, che è quella di Fa maggiore, che è quella propria di questa sinfonia, quindi è come se si chiudesse un cerchio. Un primo tema molto evocativo appunto di quelle battute di caccia, che però viene introdotto prima dal clarinetto, che come dicevamo ha il mantello del supereroe. E poi viene subito dopo ripreso dal corno, che quasi si riappropria della sua personalità. Questo tema iniziale viene poi ripreso e rielaborato come se fosse proprio un canto di gratitudine, quasi un corale, da in primis i primi violini, e poi viene ripreso dai secondi, da altri strumenti, eccetera. L'andatura è abbastanza danzante e quindi sempre collegata all'aspetto della vita rurale e alle feste di campagna. È un tema che viene rielaborato soprattutto da un punto di vista ritmico e dal ruolo che ha all'interno della composizione, perché all'inizio tema, poi variato diventa accompagnamento, quindi una sorta di leitmotiv che passa un po' tutte le parti dell'orchestra, rimane sempre un po' una costante di sottofondo. Questo tema viene affidato all'inizio alle voci più chiare, quindi ai primi violini, per poi nel fortissimo, dopo un lungo crescendo, viene affidato a timbri molto più scuri, quindi clarinetti a due, quindi entrambi i clarinetti all'unisono, corni. E nella parte degli archi viole e violoncelli, cambiando quindi un po' faccia a questo tema, che rimane sempre identico a se stesso, ma quasi si passa da una voce femminile a una voce maschile. Immaginiamo proprio questa festa di campagna, questa situazione in cui ognuno la sua parte, ognuno balla la sua parte. Alla fine il movimento sembra quasi anche qui spegnersi, il che fa molto la differenza rispetto alla classica sinfonia beethoveniana che ci immaginiamo, in cui ci sono veramente 4-5 battute di accordi in fortissimo sforzato, che vogliono a tutti i costi dire: ok, la mia sinfonia adesso è finita, potete applaudire. Qui invece finisce quasi in sordina, c'è comunque un accordo finale in fortissimo, ma è un fortissimo delicato, quasi veramente conclusivo e non insistente, come ci potremmo aspettare da Beethoven, introdotto poi da questa figurazione negli archi, mentre i fiati tengono una nota tenuta, i legni, scusate, tengono una nota tenuta, il corno riprende questa figurazione a terzine di questo tema iniziale, e gli archi a turno, prima i primi, poi i secondi, poi le viole e infine i violoncelli, hanno questa figurazione, sembra quasi una scaletta, però poi torna giù, insomma, una figurazione molto particolare, a sedicesimi, in pianissimo, che veramente
veramente portano verso il basso questo finale, decretando così la conclusione di questa lunga sinfonia. Ho cercato veramente di essere sintetica al massimo, ma si tratta di una sinfonia ricchissima e di cose molto affascinanti di cui parlare. Adesso sto registrando e sono oltre l'ora, quindi spero che in sede di montaggio venga qualcosa di un po' più umano. Quindi non la faccio troppo lunga e spero veramente che riusciate ad apprezzare questa sinfonia dal vivo. In attesa di vederla, di ascoltarla dal vivo, vi lascio qui sotto in descrizione un riferimento ad un'incisione che trovate su YouTube con la partitura, così potete anche seguire la musica scritta e non solo ascoltare la sinfonia nella sua bellezza. E vi do l'appuntamento al prossimo video e vi auguro buona musica. Ciao!